La figura di Norma Cossetto è una storia tragica, una ragazza di 24 anni stuprata, uccisa, buttata nella foiba mentre era ancora viva. È una storia che non è solo una storia personale terribile, di chi è stato ucciso perché era italiano. Fratelli d'Italia scende in campo per promuovere la memoria storica di un personaggio per troppo tempo dimenticato dalle pagine dei testi scolastici e dal dibattito sulle vicende della nostra terra. Il 5 ottobre ricorre il 75esimo anniversario del martirio di Norma Cossetto e il partito promuove tutta una serie di iniziative a livello di gruppo consiliare regionale. Abbiamo chiesto alla Giunta di celebrarlo nel modo giusto, di prendere anche loro delle posizioni ufficiali. Organizziamo, grazie anche all'interessamento di Gioventù Nazionale, i nostri giovani, una conferenza il 5 ottobre in cui verranno a parlare Paolo Salvo Salbertini, presidente della Lega Nazionale, Emanuele Merlino, che è vicepresidente nazionale del Comitato 10 febbraio, Andrea Vezzà, uno storico molto molto apprezzato a Trieste. La storia di Norma Cossetto è stata di ispirazione al film Red Land, Rosso Istria, di Maximiliano Hernando Bruno, presentato 2 settimane fa in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, con un importante successo a livello di critica e recensioni in tutta Italia. Uno strumento in più, secondo Giacomelli, per avvicinare a questa tragica storia le giovani generazioni. E poi, proprio perché bisogna venire incontro anche alle giovani generazioni con una storia che nei libri di storia di scuola non è presente, chiediamo alla Giunta che il film Rosso Istria, che è appena stato presentato alla mostra di Venezia, sia fatto vedere alle scolaresche del Friuli Venezia Giulia.